Salvini dice no, meglio, ribadisce per la verità, l'aveva detto anche nei giorni scorsi, meglio una commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia, che è anche la posizione di Matteo Renzi. Però Sandra Zampa doveva replicare, rimasta, so che doveva andare via, però... No, ma guardi, vai. Io non ho niente da replicare, non sono io che devo... Non c'è una replica, nel senso che, come ho detto, sono certa che se ci sono ulteriori domande, chiarimenti, il ministro Speranza le darà. Ma sarà utile una, per lei la commissione... Se ci sono domande da porgli, arriveranno le risposte. La commissione d'inchiesta... Non affronto il tema se e in che misura il capo di gabinetto, non il capo di gabinetto, non sono cose che spettano a me, insomma. Tra l'altro, ripeto, dove c'è in corso un'indagine della magistratura, sarà la magistratura a fare chiarezza. Io dico quello che so, e quello che so è che quello che c'era è stato applicato, tutto ciò che si poteva fare è stato fatto. Non penso che significhi scaricare sull'OMS qualcosa, dire che l'OMS ha capito con molto ritardo ciò che avveniva e non è stata in grado di... Ma mi scusi, ma come può affermare che il piano pandemico è stato applicato? Mi scusi, perché nel senso... Quello che c'era è stato... No, non è stato applicato, non è stato applicato quel piano. Nemmeno quello del 2006, quello questo del 2006, sta dicendo Francesca applicare Nava. Quel piano voleva dire avere stoccaggio di mascherine, aver fatto un censimento delle strutture sanitarie, sapendo che quelle che erano adeguate per ricevere pazienti Covid, pazienti infetti o pazienti non infetti, fare la sorveglianza epidemiologica, attivare la rete dei medici sentinella. Lo sa meglio lei di me che cosa vuol dire attivare un piano pandemico. Questo era scritto anche in quello del 2006. In quello del 2006, questo è il piano pandemico si attiva prima. Un momento però, Francesca, è chiaro. Io vorrei andare però un momento solo. Della magistratura. Vabbè, per mio costume, rimanda. Gli esiti della è chiara la, chiara la posizione. Non è mai citato nei verbali il piano pandemico e nemmeno nel libro di Speranza ritirato dal commercio. Giornali. Non viene citato mai una sola riga sul piano pandemico. Nel libro di Speranza ritirato dal commercio non si parla mai di piano pandemico. Quindi non so come lei possa dirmi che è stato applicato. Un momento, volevo andare. Speranza però non ne parla. Un momento da Alessandro Barbano vorrei andare perché Alessandro.